Allora, Ivan, parliamo un attimo dell'impresa. Va bene. Esatto. L'impresa, ho cominciato a pensare per questa impresa quando ho avuto io 7 anni. Prima volta sono entrato in mare a fare il giro mondo. Ho rubato una barca, non sapevo che la rubo, perché vedevo gente salgono, scendono. Posso salire anche io allora? E ho detto, bah, prendo anche io. Ho visto come entrano in mare, ma non sapevo come escano da mare. È entrato in mare e poi mi hanno trovato dopo 3 giorni. Finito, quasi finito, però sono sopravvissuto. Adesso aspettavo un momento che ci avrò un po' di soldi, un po' di finanze per poter farlo, perché l'impresa è molto pesante da fare. Facciamo un quadro di quello che è l'impresa. Sì, l'impresa sì. È un giro del mondo senza scalo, in solitaria, con un'imbarcazione di 17 piedi che è un 5 metri e 20, 5 metri. Già questo è un record. Ed è un record mondiale perché? Già questo è un record perché grandezza di barca nessuno è partito con questa grandezza. Più piccola che hai fatto è 6,50 m. Per molti può essere un guscio, no? Tanti mi dicono così, tutti mi dicono così, non tutti. Ce l'ho amici che sanno navigare e dicono questa barca c'entra dove vuoi. Però gente che sono intorno a me, in porto, che non sanno cos'è mare, dice no, questo non ci andrà da nessuna parte. Invece non è così. Invece, come poi si è detto anche prima, qualsiasi cosa che galleggia, se riesci a maneggiarlo, puoi arrivare dove vuoi. Esatto. Come si è detto prima, tanti magari si fermano ai 15, quando, a 15 quando nodi. Quando vedono 15 nodi di vento, il porto si riempie. Se il mare è così liscio come tavola, come oggi, tutti escono a veleggiare. Dicono, andiamo a veleggiare. Cosa veleggiate? La barca la fa anche chi è sopra, ovviamente. Al 90% forse. Sì, sì. Poi c'è una cosa. Tutti dicono che lunghezza di barca ti aiuta a superare onde. Non è vero. Questo assolutamente non è vero. Non è lunghezza di barca che ti aiuta a superare onde, è sapienza di come da farlo. Allora, onda non si supera mai. Uno quando vede onda si deve fermare. Quando comincia onda, quando comincia a mare, se non vuoi stroncare barca, se non vuoi stroncarti te, ti devi fermare. Ancora galleggiante, avanti o indietro, dipende. Sì. Ancora galleggiante va messa al minimo a 50 metri lontananza di barca. Poi va messa a profondità 2-3 metri, che anche 4, perché se la metti a fioro acqua, ogni tanto esce e ti riparti. E poi olio, ci vuole olio in mare, un pochino di olio, olio di pesce, olio di merluzzo come lo conoscono tutti, perché olio di pesce si spande molto veloce. E quando fragile. Vedi il rischio di onda che ti copre, un bicchiere di olio aiuta, perché olio non frange. Non frange, certo. Questa è una delle tecniche. Vabbè, comunque, se no si entra nel tecnico. No? E l'impresa partirà tra poco, perché ora non c'è una data precisa. No, ancora non la fisso data apposta, perché sennò viene angosciante per me, la certo. Devo seguire. Invece così, quando uno si sente pronto poi... Ma io mi sento pronto anche adesso, solo che sono dipendente di venti. Siccome parto con Alisei, e Alisei è diventato un coso relativo, no? Partono in giusto momento. Primo si sapeva, c'è primavera, estate, inverno, e venti e Alisei partivano intorno a 15-20 settembre e andavano 3 mesi. Adesso, quest'anno, ad esempio, l'anno scorso sono partiti novembre, e poi sono partiti dicembre, sempre diversi mesi. Certo. Per questo non posso fissare dato. Si entra un po' più su, forse personale, più intimo. Le aspettative, il prima, anche il dopo, quello che spinge a farlo, quello che poi uno si aspetta, anche se vuole un ritorno, se non lo vuole, se lo fa per al 100% personale, oppure allora, uno siccome scopo è c'è un desiderio di bambino mio,
lo farò in tutti i costi. Se c'è o non c'è guadagno, lo farò. Poi con questo, cosa che lo faccio con barca piccola, sì, vorrei far vedere gente che grande o piccolo si sta in oceano. Ho informato tutti, l'Istituto Oceanografico, perché se potevi prendere prove dell'oceano li prendo. Quindi anche un'esperienza scientifica? Sì, posso aiutare, cerco di aiutare qualsiasi modo a mondo, se posso farlo. Qualsiasi ente, qualsiasi. E poi se c'è utili alla fine di questa impresa, può essere che c'è utile di tutto questo, io vorrei darlo per bambini. Ma non a dare soldi a bambini, non a dare soldi a organizzazione, vorrei fare una cosa per bambini malati. Ho visto bambini malati di cancro, una cosa molto triste, e vorrei fare una cosa per loro. Noi non siamo così forti da aiutare che loro guariscano, però tempo che lo hanno da vivere, possiamo fare che stanno meglio. Certo. Vorrei fare una barca con la quale li posso portare, che posso farli pescare, mangiare in mare. Mi ha raccontato un'esperienza e poi è bella di raccontare. Sì, quella venuta per caso poi, sì, alla fine, sì, di un bambino purtroppo malato. Io ho da raccontare tanto, se mi metto a raccontare io l'ultima insieme prima, sette insomma. Volte Atlantico l'ho fatto da solo, una volta Indiano l'ho fatto da solo, sicché questi sono solitari, poi in equipaggio tante cose. Certo. Ma mi ha colpito prima quando si parlava il discorso di questo bambino, no? Immagino c'era un bambinetto piccino che l'ho visto. Gli racconto storie, cioè, ero in barca, lavoravo, mi sentivo fuori che un bambino diceva: dai, portami con barca, per favore, affittiamo una barca. E papà diceva che non ha soldi. In realtà, siccome è diventato un coso di lusso in Italia, anche in mondo, non solo in Italia, è un coso di lusso da andare con barca, e gente non si possono permettere, ma noi, siccome veniamo dall'acqua, un bambino cosa disegno? Casa, sole e mare o barca. Per questo tutti vogliono vedere, tutti vogliono sentire questa cosa. Vorrei portarli in mare. Questo bambino l'ho preso stesso giorno, l'ho portato in mare. Penso che è rinato questo giorno. Poi sono andato in Maier. Ho visto molto triste cose. L'ospedale sì, di l'ospedale, Firenze. Sì. E lì raccontavo a bambini, sono venuti intorno a me, parlavo. Poi ve lo dico, non sono riandato perché ho sentito che uno che era lì vicino è morto. È una cosa che mi è venuta molto triste. Però questo, se uno lo supera questo, si dà da fare, ci può dare una mano grossa a questi bambini. Non voglio passare da organizzazione, ho scritto anche a Papa, aspetto risposta, perché si vede che è fatta male il sistema, dobbiamo passare da organizzazione. Devo dare, se do 100 euro a un'organizzazione, 30 euro vanno per bambini, 70 euro vanno per stipendio di questi che li organizzano questi bambini. E poi sono gente che devono organizzare questa cosa, certo. Ma io compro un gelato, ma questo bambino può essere che vuole cioccolato, perché tu lo compri gelato? Perché devono scegliere loro cosa devono fare? Io vorrei portarli in barca, cosa volete? Facciamo questo. E questa potrebbe essere questa impresa, sì, un modo per poi avere un ritorno. Questo. Alla fine personale per il mare e per l'esperienza che avrai, in futuro anche per gli altri, mm-hmm, che credo sia una delle cose più belle uno possa, mm-hmm, fare, no? E quindi cercare di passare il meno possibile da organizzazione significa alla fine appoggiarsi anche a singole persone, a chi ha voglia di fare, a chi ha voglia di investire su questo progetto. Essere seguito, essere... Purtroppo... Io proverei anche a vendere il progetto a una TV per poter guadagnare questi soldi, perché da fare tutto questo, a portare, come ho detto, bambini, quella, ci vuole tempo e soldi, e io non li ho. Io lavoro per un stipendio e non li ho. Vorrei
Io non vorrei una cosa, non vorrei fare tante cose. Quello che mi colpisce, scusa se interrompo, quello che mi colpisce di te è l'estrema sincerità e che si sente che queste parole vengono dal cuore, no? Questa intervista verrà sicuramente pubblicata e molti la non c'è niente più bello di bambini. Bene. Un bambino. Per me è prima cosa sono bambini, poi dopo tutto il resto. Bene, quindi sono convinto che e spero che molte persone piano piano riescano a capire spero l'impresa, anch'io. A capire. Chiaro, siamo. Non è uno sport di. È uno sport di nicchia, è uno sport senza nulla togliere anche difficile da capire, ecco. Rispetto al calcio o qualsiasi altro sport. In Italia mi viene in mente il calcio perché è quello più seguito. Io se sapevo palleggiare sulla barca, sicuramente sicuramente avevo un sponsor, una coda di sponsor. Una bella vela con sì, uno sponsor. Sicuramente immenso. Avevo una coda di sponsor, ma non riesco esatto. a palleggiare bene. Allora, a maggior ragione bisogna cercare di tirare fuori il più possibile. Ecco. Ma Italia è circondata di mare, però c'è pochi marinai. Non lo so perché è stato così. Bene, Ivan. Che si dice in questi casi? Boh. La balena. Culo di balena. Culo di balena. Però si potrà dire, diciamolo via il culo di balena, dai. È risposta però mia e speriamo che non fa coraggio. Bene, tanto ci sarà modo magari di rivedersi prima della partenza e tutto, e spero. E sono convinto che le parole tue arrivano. Perché spero si anche. Sentono. Si spero sentono, veramente tanto perché. Si sentono dal cuore, insomma. Grazie mille. Tanto ci vediamo. Grazie a Ivan Dimo.